Anticipazioni Grande Fratello 15, eliminata Aida? L'appello shock dei bulletti. Grande Fratello 15 anticipazioni quarta puntata, via Aida Nizar? Ecco cos'è successo. La quarta puntata del Grande Fratello 2018 sarà trasmessa questo martedì 8 maggio in prime time su Canale 5. Il pubblico di A Casa che in queste settimane ha seguito il reality show condotto da Barbara D'Urso è in grande attesa per conoscere il verdetto finale del risultato del televoto di questa settimana che vede a rischio Aida Nizar, Luigi Favoloso ma anche Simone Coccia e Alberto. Nuovi insulti contro Aida Nizar, le parole shock di Luigi Favoloso. Uno dei quattro concorrenti dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello e in queste ore sul web e sui social impazzano i pronostici e i sondaggi del pubblico. I due concorrenti che martedì sera rischiano seriamente di dover abbandonare la casa più spiata d'Italia sono Aida Nizar e Luigi Favoloso. Il pubblico social che segue e commenta la trasmissione non ha dubbi sul fatto che questa settimana debba uscire dalla casa del Grande Fratello 2018 Luigi Favoloso, anche lui accusato di essere uno dei bulletti di questa edizione del reality show in quanto ha avuto delle reazioni a dir poco esagerate nei confronti di Aida, arrivando ad umiliarla e insultarla pesantemente. Anche questa settimana Luigi Favoloso ha usato termini molto forti nei confronti di Aida, ritenendo che la concorrente abbia mancato di rispetto all'Italia intera nel momento in cui ha osato mettere la marmellata sulla pizza margherita. Aida Nizar sarà la prossima eliminata dal GF 2018. Tra i due ne è nata una nuova clamorosa sfuriata al termine della quale Luigi ha osato dire ad Aida che le faceva schifo. Parole a dir poco clamorose che hanno scatenato l'ira e l'indignazione degli spettatori, i quali si sono scagliati in massa contro questi comportamenti da bulletto di Luigi, che per molti spettatori meriterebbe la squalifica immediata dalla casa del GF 15. Eppure ieri sera che è stato un colpo di scena e fuori dalla casa di Cinecittà è arrivato un gruppo di concorrenti che con tanto di megafono ha urlato delle frasi contro Aida e a favore di Luigi Favoloso. Questa cosa ha gasato non poco i concorrenti, i quali credono che l'Italia intera la pensi come loro e che voglia far fuori Aida dal televoto di questa settimana. E così i bulletti della casa del Grande Fratello ieri sera hanno lanciato un appello a tutti gli spettatori da casa, italiani, cacciate fuori Aida. Il loro messaggio verrà accolto dal pubblico? Lo scopriremo martedì sera in diretta TV su Canale 5.